Ciao amici! Ciao bellissima! Allora io... Ciao ragazzi, ragazze grandissimi! Non ricordo più... Ciao Strumalon, ciao Sound Alerts. Allora, questa è la Peugeot HD FAP 10. Sarebbe questa che è bruttissima. Gli andiamo a cambiare la livrea, ragazzi. La portiamo in pista. Sperando che non si inchioda su tutto. Intanto condividiamo la live, amici. Ok, adesso andiamo a correre allora con questo capolavoro di macchina che ha fatto Sharder Design. Ciao! Ciao amici, Manuelito! Ciao amigos! Allora ti dico, Manuel, alle 10 all'incirca facciamo online, eh? Per forza oggi, quindi se vuoi... Ciao amici, benvenutos a tutti! Su Gran Turismo, andiamo a correre con la macchina, con la Peugeot, ma su GT7, sì, amico mio. Stasera famo Gran Turismo 7, amigos. Ok, condividiamo su Telegram e siamo a posto. Ah, non ci sei? Ah, che peccato. Che speccato! Dove sei? Sei su Formula 1? Formula 1 l'ho fatto oggi. Formula 1 sono fatto oggi, oggi ho fatto la gara. Non so se sei entrato tu. Oggi ho fatto tutta la gara. Devo dirti la verità, non è andata benissimo. È stata una gara complicata, piena di colpi di scena. Allora, è un po' che non faccio pettine verde. Il fuego. No, aspetta. Ok. Oggi Alex, grazie del follower. Ok. Buon Andrea! Bell'amigos. Guarda cosa ti fa Marco Drums Games. Facciamo un intermedio perché non so neanche se ho le gomme di sta macchina, tra l'altro. E allora, oggi Andrea è stata terribile, una gara complicata, una gara con... Sì, ventilatore, doppio ventilatore, grazie mio amore. Allora, bisogna vedere, allora io Andrea... Oh, allora le 10 siamo, orca miseria che diversità ragazzi, che diversità, arrivo,
sì, amore. Che diversità dal Formula 1, ragazzi, il volante, eh? Là è molle, qua è tutto duro. Mamma mia! Allora, bisogna vedere, visto che qui sul Gran Turismo, ragazzi, io volevo questa tipologia di cose anche sulla Formula 1, invece non si può avere. Oh, sesta piena e non va, e mi dà via, e mi dà via la Sauber. Bella lì. Allora, non posso, Andrea. Ah, ma qui c'è il cambio automatico. Per Carla forse l'avevo impostato, eh sì. Allora, l'avevo... Che quando gioca Carla devo metterlo... È una diversità abissale, proprio. Qui lo sterzo è proprio duro. Invece nella Formula 1 è morbidozzo. E non posso dargli il freno, porca loca, scusa Peugeot, non posso dargli come in Formula 1, Andrea, il freno, la frizione, non posso, non me lo fa fare. Ah, la Sauber ha passato. Non era la Sauber quello che... era la Peugeot. Minchia, è arrivata la Sauber a fuoco. Ciao uomo tigre. Na 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 na. Mitico. Ciao grandissimo, come stai? Come stai? Ma che piazza in mieda. Bellissima. Madonna, raga, incredibile. Allora, sono ancora rimasto un po' alla Formula 1 di oggi. Come stai, uomo tigre? Tutto bene? Oh, bene, bene. Io tutto bene. Oggi ho fatto le 70 giri in Hungaroring, in Ungheria, con la Formula 1, e ti devo dire che è stata una gara veramente difficile. Piena di colpi di scena non buoni, per la mitica Ferrari di Charles Leclerc Drums, guidata da Marco Drums, e non so assolutamente come è andata poi la gara, tra l'altro. No, dai! Caspita, uomo tigre! Non è andata proprio bene, non è andata. Però non è un segno... perché le altre volte ero sempre io ad andare meglio di quello che poi era la realtà, e quindi cazzarola. Allora, questa benedetta Porsche Peugeot, ma sta in strada oppure no? Abbiamo le livree nuove del mitico Charter Design, per quella che lo sto facendo, ma caspiterola, farla stare in strada sta macchina. Allora, ho un problema, uomo tigre, al pedale del freno, che mi frena quando accelero. Infatti adesso ho impostato la zona morta un po' più alta, e sembra che a volte non lo fa, a volte sì. In Formula 1 ho messo addirittura il freno sulla frizione, fai te che... G923, sì. Sarebbe l'evoluzione del G29 della Logitech. Però stavo cercando il Fanatec, ma non esiste, il DD Pro non c'è neanche in vendita, non è tutto esaurito. Penso che un prossimo mio acquisto sarà quello lì, per forza. Sì, sì. Infatti l'ho smontato, però non ho, sai, la Torx, quella con dentro il buchino? Per smontare proprio i pedali e che venga giù tutto, e quindi l'ho praticamente smontato, è venuto giù un po', gli ho dato una pulita con la bomboletta d'aria perché non deve entrare acqua, sono contatti, e niente, con l'aspiratore, ma così proprio blando come pulizia,
capito? Quindi non è che ho fatto chissà che gran pulizia. Adesso devo andare a prendere la Torx, perché quella col buchino non ce l'ho, sono le Torx normali, e senza il buchino non entra perché c'è il pirulino in mezzo, quindi non ce la fa entrare. E niente, allora quindi ordinerò adesso i cacciaviti su Amazon, e devo anche, e lo spray per i contatti, esatto, wow. Stavo dicendo anche lo spray del contatto, perché se il potenziometro è un po' ossidato, E poi vedo, perché magari se solo lo sporco in mezzo, c'è un sul potenziometro c'è la mezzaluna dentellata, e invece sul pedale c'è la rotella, no? L'ingranaggio, e quindi se già anche quello, per dire, c'è sporco, fa queste cose qui. Praticamente che ogni tanto legge che sto frenando, invece non dovrebbe farlo. Insomma, ecco, tutto lì. E quindi per adesso ho questi problemi. E davvero? Ah, vedi? Non lo sapevo io. Porca la trota. Porca trota, perché sono uscito in quella curva lì che sapevo che dovevo frenare. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Cazzone di uno. Oh! Quindi in Formula 1 ho messo la frizione come... E vai! Grande Drums con la macchina nuova che ha fatto l'amico Sharder Design, eh? Guardate che meraviglia la livrea. Lei è meraviglia la livrea. Marco Drums Games Racing Team MDRT. Team Dragon MDRT, ragazzi, eh? Siamo noi. Faccio vedere un attimo mentre chiacchieriamo un po'. Sì, effettivamente devo comprare sia la bomboletta per pulire i contatti, che anche i cacciavitini con le Torx, col buco. E allora a quel punto lì lo smonto tutto, lo tiro fuori, gli do una bella pulita, una bella soffiata, gli do una bella pulita con liquido, magari un po' di grasso spray, cosa ne dici sugli ingranaggi? Un pelino di grasso non gli fa male, penso. A parte che se sono ingranaggi di plastica magari non serve, sì, non serve il grasso. Però di solito il grasso serve sempre. Il grasso serve sempre. Grasso di foca, grasso di balena, il grasso delle costine. Allora, nuova livrea Dragon MDRT, bellissima, ragazzi. Guardate che meraviglia di livrea verde, bianca e nera che ha fatto l'amico Sharder su questa macchina, che è comunque bella, è una bella Peugeot. Diciamo che a me piace un sacco la Porsche, questo modello qui, questo tipo di auto, e la Toyotina, quella 2021 o 22, non ricordo più, quella l'ultima che ci hanno fatto scaricare, che è molto bella. La Toyotina mi piace. Diciamo che abituati a queste macchine, poi quando si torna sulle macchine normali diventa un problema, un bel problema. Io non ho mai capito quelle tre lucette che ci sono di fianco, vi devo dire la verità. Non seguo i campionati di questo, a parte forse il Nürburgring e roba del genere, però non lo sto seguendo ultimamente. E la mia memoria non mi dice che cosa servono quelle lucette che c'hanno di fianco, che poi diventano gialle, arancioni o verdi. Voi sapete che cosa vogliono dire le lucettine? Non mi viene proprio in mente, dovrei cercarlo su Google, ma non ce lo voglio. Oh, uomo tigre, io devo fare un'altra settimana. Grande, buona per te che sei in ferie, grandissimo. Io entro in settimana dal 5 agosto al 7 settembre, se tutto va bene. Una di queste sere lo organizziamo. Uomo tigre, assolutamente sì, io ci sono tutti i giorni alle 9, anche se comunque vado a lavorare, Quindi quando vuoi me lo... Allora, guarda, parte martedì che faccio Farming Simulator con Kevin, Loki e Sharder Design,
il resto dei giorni si può organizzare anche un bel mercoledì o giovedì, una bella livettina insieme a Gran Turismo, eh? Magari facciamo il party, così si riesce anche a chiacchierare, uomo tigre, eh? Ci sto, io ci sto. Fammi sapere tu quando vuoi, tanto sai che io alle 9 tutti i giorni sono in live, in settimana no, ma sabato e domenica alle 3. Giovedì, dai, rimaniamo d'accordo giovedì. Allora, martedì facciamo Farming Simulator con il grandissimo Kevin, Loki e Sharder Design, e giovedì la faccio con te. E giovedì la facciamo insieme, amico mio. Con anche altri. Sì, certo, cioè, ma tu sei dentro il Telegram mio? Uomo Tigre, aspetta che ti do il mio Telegram. Discord, sei dentro? Sei dentro, amico mio? Vabbè, ti do lo stesso, perché magari se tu sei dentro, magari qualche altro amico che ci sta sentendo adesso in live vorrebbe magari entrare e visto. Ok, perfetto, grandissimo. Io do lo stesso il mio Discord a tutti. E do anche il Telegram, già che hai parlato di Telegram, do anche il Telegram. Ok, senza problemi, tanto sai che io sono qua. Ok, Telegram e Discord di Marco Drums. Bella pisterella. Io mi farei, Andrea, non so se ci sei ancora, io mi farei, proviamo a fare il Nürburgring, dai, voglio provare a fare il Nürburgring con questa macchina. Allora, io non lo so se la si può fare. TM, amico, hai visto oggi mega live sui trattori, e ho fatto anche una mega live su Formula 1 che non è proprio andata non è andata bene. Eh sì, amico mio, già oggi con i trattori abbiamo fatto un sacco di, ecco che è spaccato tutto. Abbiamo spaccato tutto, bella lì raga. Che bordello, eccola! È la denso. Va benissimo, bella lì, bella. Abbiamo spaccato tutto, TM! Hai ragione, uomo! Porca loca! Ragazzi, sta macchina non frena un cavolo! Oh, la Toma! Oh, c'ho davanti la Toma, la Toma è una macchina ingestibile. Vediamo se riusciamo a gestire questa qui. Dovrei conoscerlo abbastanza bene il Nürburgherino, eh? Ma vai a porca! Ma non si può prendere assolutamente i cordoli con questa macchina. Diciamo che stiamo spaccando proprio tutto, TM. Sto spaccando sicuramente la macchina. Ciao amici, come state? Allora, i cordoli dobbiamo scordarceli proprio, eh? Madonna TM, incredibile i cordoli qui, eh? Licenza da pescatore, Sanpei. La sto facendo talmente tante volte, ragazzi, sta cazzo di pista con la M6 che praticamente. E infatti per quello che volevo provarla questa macchina qua, eh. Perché la sto facendo talmente tante volte con la M6 che penso di non riuscire a farla mai più con nessun'altra altra macchina. Oh my god, Nissan, non voglio venirti addosso. Fammi passare, per cortesia, te lo sto chiedendo per piacere. La mitica Carla arriva, è al telefono con la sua mami. Eccola qua, visto? Puoi venire, mio amor? Di prendere la quetta? Sono qui. Arriva, ecco qua, saluta. No, l'acqua per noi. Oh, mio amore. Oh, no, i bacini quelli lì che mi fai. No, è andata la. Raga, è andato il drago, ha fatto un casino, mio amore. No, guarda qua. Sì.
gara incredibile, emozionante. Andrea si starà ribaltando nel letto, nel divano, dove vi sta vedendo, dicendo: non ha proprio imparato niente Marco Drams, tutte le lezioni che gli ho detto al Nürburgring non si prendono i cordoli, le macchine devono scivolare, si frena prima della curva e si esce per avere una maggior tenuta e angolazione e potenza motore. Non ho capito niente, non ho visto nulla. Cosa è successo? Adesso si può spoilerare, eh? Sai dirmi cosa è successo? No, non ho visto niente, amico mio. Purtroppo ho finito la live, abbiamo giocato a Farming Simulator e dopo ho visto un po' di televisione, abbiamo fatto la grigliatozza, quindi quando faccio la grigliatozza un casino. Oh, come la mia gara allora? La mia gara è stata un bordello, eh? Ma perché non lo cambiano? Ma è parente di qualcuno quello lì? Secondo me è parente di qualcuno, raga. Non è possibile. Un manager quando sbaglia lo tirano via. Un po' come io. Se un pilota reale facesse tutto sto bordello che sto facendo io in questa gara, non farebbe più pilota. Ha ragione Uomo Tigre, togliere la licenza. Licenza di pesca, non di guida sportiva. Vero o no, Uomo Tigre? Magari manco di pesca, cioè senza licenze. Ma comunque quando freno mi va via, eh? Cioè non volevo dirvelo, ma l'acqua sei arrivata, ma non hai comunque portato l'acqua, mio amore. Ecco qua che il problema è che non accelera. Ah no, devo mettere la marcia, scusate. Mio Dio, come se non avessi mai fatto questa pista, ragazzi, prima volta. Se no, pure naturale, mio amore, perché è frizzante, sarà calda. No, è l'ha portato Leo in camera. Oh my god! Porca miseria, quante volte ho rotto il... È incredibile, lo voglio finire sto giro, lo voglio finire, ragazzi. Incredibile, non sono più capace di fare il Nürburgring e Nordschleife con una macchina. Non giochi? Dopo arriva a Sciarderino gli altri, fare l'online. Per adesso stai qua. Ecco qui, è arrivata Carla. Adesso Ciao mio amore. Davvero? Aspetta, sei seria? Scusa, non prendere la pastiglia, dai, che non sarò tutta la notte qua a dire Ok. Ciao Kevin! Ci sei dopo Kevin? Corre anche Carla, eh? Marino! Ah, qui non si può mettere il freno. Oh, bella lì Kevin, non si può mettere il freno, la frizione, eh? È proprio il freno qua. È rimasto il freno. Qui. No, qui. È il freno, 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 non è la frizione, come oggi in Formula 1. Erba! Bene! Non ci vedi più dalla fame. Ah. Porca loca! E non frena una sega sta macchina, dai! Dai che finiamo sta tortura! Oggi sì.
Allora, è incredibile stasera, eh? Facciamo così, così miglioriamo un po' la grafica della... Allora, è stata una gara impressionante. Un bel bigliettozzo. Allora, prima cosa, guarda che bella la livrea di Scharder. Bellissima, eh? Eh sì, questa è la verde. L'ho scaricata, l'ho messa subito. Mamma mia, che bella. Bellissima, bellissima. Guarda Kevin, la livrea che ha fatto tutto Scharder della Peugeot. Bellissima. Tra l'altro io gli avevo detto che giocavo con la Porsche e lui ha fatto quella della Peugeot, quindi... È un barbatrucco, è un barbatrucco. Allora, il Nürburgherino, non credo proprio che sia la serata giusta, però la scadenza è perché sono un po' stanco. La scadenza della data fissata dal mio amico Andrea per le tre sub sta scadendo, eh. Speriamo. No, io ai tempi che cercavo di essere un po' aspetta che il meno di 8 ti metto. Brava. Ciao amici, come state? Incominciamo malissimo, male ma non malissimo. Facciamo i menu stasera, mi sa che è meglio, raga. Oh mamma, stai qua riposato. Porca l'occhina per Elisa, prendi questo e fila Lisa. Ma chi è sta Elisa? Oh. Qui ci sarà Andrea che mi starà sclerando fuori live. Dici, ma l'ho fatto... sono stato dietro un mese con questa pista e ancora non l'ho imparata del tutto. Ragazzi, questa pista farla tutta perfetta è un dito, eh? Poi tra l'altro adesso, per evitare che entri il freno, prima di frenare bisogna schiacciare parecchio, perché la prima parte che freni non fa nulla. Eh sì, perché sennò entra il freno mentre acceleri e non passa più. Allora, quindi se prima già era un casino, adesso devi proprio schiacciare giù potenza. Devi tenerlo. Mentre schiacci devi tenerlo un po'. Ci fa un po' più fatica. Porca miseria! Ci salutiamo la nostra amica Rosina! È arrivata Olivia! Un bel sconvolto la mia famiglia. C'è tante cose. Eh sì, poverino. Ecco, comincia a frenare. Ciao amici!
Loki! Ciao Loki! Sì, però Shardle c'è. Sì, ha detto che c'è. Ora giochiamo, Loki, giochi? E che te? Shardle, Loki e Kevin. Uomo Tigre ha detto giovedì. Vuol dire che sei anche... Porca troia. Sì. Grande. Devo fare la sua. Non c'è da dire. È su Discord. Su Discord. Ah! Lei non gioca. La Julie o Carlita? Carlita gioca. Io gioco, anche il TM. Sì, TM mitico. Ma lei chi? Intendi il cane? L'Olivia? Olivia? Olivia, TM vuole che giochi? Oh raga, dai, vaffanculo, non c'ho più voglia. Non lo mino, non c'è. Forse di sì. Ah no, è proprio Marco 41 LOL. Ah, perché hai messo attaccato il punto di Domans. Ciao amici e amiche, come state ragazzi e ragazze? Incredibilmente... Allora, questo che cos'è che devo fare? Quinto sono arrivato. Come mai sono arrivato quintozzo? Come mai? Allora, almeno del 1980, 800 inferiore. Beh, possiamo farla col CLK, scusami. Le gomme? Le gomme medie. Sì. Sono il doppio di te, tesoro. Compriamo due gomme, lo so che non si devono comprare perché dovrei essere il mai sbarato. Comunque spero che ti guidi te quando vai in giro. Che guida Carla! Che non guido io, che guida Carla, eh sì. Vedi che c'era il negozio da, per comprare. Che cosa, che cosa, che cosa? Che cosa, che cosa? No, no, mi ha detto qualcosa che... Non c'è più bisogno di uscire. Non c'è più bisogno di uscire per comprarle. Io. Una notizia che mi sta sconvolgendo. Cosa c'è da comprare? Notizie che mi sconvolgono dal grandissimo Kevin. Cioè, si può comprare... Sì, vai di nuovo sulla gara. Oh mio Dio! Non bisogna uscire? Ok. Sulla gara c'è il negozio. Ma dai! Che figo! Grande Kevin! Ma quante ne sai? Ma quante ne sa il mio amico Kevin! Che bello! È vero Loki! Che beggio ragazzi! E io infatti ho fatto una cazzata perché ho messo il coso e ho messo... Mo. Sono troppo forte. Devo tirar giù 30. Ottocento addirittura. Incredibile. Oh cazzo. Allora, ho dovuto tirar giù un botto, eh. Speriamo che non consumi tanto sta macchina. Allora, prima di tutto fammi bere. Non tanto, Andrea, sta facendo il menù. Ciao Andrea! Grande Andrea, anch'io. Ne faccio una. Hai finito questa, grande. Con che macchina l'hai fatta, Andrea? Dopo, se vuoi si può giocare, eh. Gioca Carla, Andrea.
Poi c'è Kevin, c'è Loki e c'è anche Sharder, se vuoi, eh. Con cosa, con che cosa l'hai fatta? Con la Supra. Io sto provando con la MG. Grande Andrea. Questa era quella che ti piaceva. Questa qui è la, la GLK della M Game. Questa qua. Sì, ho già visto che però in accelerazione dà lo stesso problema che entra l'ABS. Speriamo che non sia così. Da un botto all'Aleman, va bene, va bene. Si può fare con quella che ha fatto la livrea Sharder, con la, la coppia più bella e simpatica di Twitch. Oh, grazie TM, visto? Grazie TM, grandissimo. No, tu fai tanto invece, mo. Ridiamo, scherziamo, poi quando corri sei bravissima, poi io ti devo sempre sgridare, amore mio, quando fai le cose, invece tu sei bravissima. E questa è quella, la pista che ti dicevo che hai corso una volta, che sei stata brava e, ed è bella questa qua, ci corre anche la Formula 1. Ti ricordi quella che ti ho detto? Terza, terza, acceleri, terza, ti ricordi, amore? Poi giù tutto. Vai Loki, con la 918 ci sta, ci sta. La bella Porsche. Sì, col San Babus è stato il top. Mi hai fatto ridere come un pazzo. Anche a me, anche a me. Mi sono ricordata, guarda, dei vecchi tempi che c'era quella pista là che portava a scuola, che era più o meno come te. Non driftava, ma tutto il resto, mio amore. Era un rischiare la vita di morte. La buccia, rischiavi la buccia ogni giorno. E sto parlando delle, delle elementari, cioè, ho rischiato proprio di non finire la. Beh, fortissimo il tipo perché sei ancora qua a parlare, perché se... No, ma era bravo, insomma. Ah, era bravo. Beh, amo, sul pullman siete tutti spericolati da voi. Tutta spettinata. Mamma mia. Quanto andava sto ragazzo, raga? Allora, se vuoi provare dopo a farla con i ragazzi, questa qui penso che gli piace a tutti, eh. Allora, guarda un attimo come la faccio io. Sinistra, ok? Terza. Scali. La prendi, acceleri tutta, freni. No, non sono andato addosso. Beh, quello è una cosa un po'... Senza ammazzare gli amici. Quello è improbabile. Allora, qui vai, freni. Un po' prima del rosso. Okay. Seconda. Attenzione a prendere il cordolo come ho fatto appena io, che ho sbagliato. Non lo so. Si beve, lascia stare. No, ma non spruzzavo. Che non so se sono allergico o no. L'unica cosa che sono allergico. Sì, lo so, amore. Freni prima. Prima. E beh, dipende. Dipende con. Beh, c'ho 10 giri, ma c'è tutto il tempo di vedere. 10. Oh, sì. Sono anche di più. Freni un po' prima. Questa, con questa macchina seconda, tu l'altra volta potevi farla in terza. Molli, adesso acceleri, solo quando sei sul dritto, sennò ti porta fuori. Se questa si frena un po' e la prendi in terza all'incirca. Io devo farla in seconda con questa. E poi dipende dalla macchina. Amore, ti sei già persa a, a chiamare attenzione a Olivia che non ha ancora visto un giro completo. Andremo malissimo, ragazzi. Male, malissimo. Non presta attenzione a vedere un giro. Sì. Dai, dimmelo tu, così almeno... Ok, frena, prima del rosso, poi con il canale vai su, ok? Penalità di scendere, non so cosa... oh, si vede che l'ho tagliato con la curva lì. Ok, vai, allora, stai a sinistra, frena, ok, scali in seconda, poi accelera il motore di
un po' fuori. Ma ti porta, ti porta. L'importante è che capisci, qui adesso è tutta da? Tutta dritta. Se desto sulla? Poi sto sulla destra, non sulla destra. No, sinistra. Ah, è vero. Prendi tutto. Prima, seconda. Lasciami vedere se vedo la curva. Sai dove c'è le gomme? No, sì. E dov'è? Ah, sinistra. Sinistra? Tutto okay. Sinistra queste? Le curve sono tutte a destra. No, ma tu devi stare sinistra. Eh sì, tu stai al contrario, dove è la curva? Okay. E adesso la curva è a? A destra, sinistra. E stai a destra. Ok, questa parte è la che dosa. Sì, brava. Penalità di nuovo, andrà. No, è sempre la stessa che adesso mi dice che me la dà. Dosare, si può prendere un po' a cordolo, adesso lui frena per la penalità. Ok, sì che l'hai giocata, andavi bene, però ti eri ripersa dopo tre giri. No, ciao ragazzi, mitici e mitiche, orca loca. No, lì amore, vieni qua con noi. Ah, questa era quella che hai fatto tu, amore. Che c'erano i 10 giri e gli ultimi due piove. Te lo ricordi adesso? Sì. E poi hai fatto un disastro. Tre giri d'autonomia, poi va tutto in pappa. Un pappa cervello, un pappa tutto. Dai, 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 che adesso vi è brutto, vedo già annuvolarsi. Allora amici, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi subito, prima che piova. No, davvero? Che culo, a Carla ha piovuto. Carla? A te, ti ricordi che l'hai fatto l'altro giorno? E gli ultimi due giorni si era messo a piovere di brutto. Solo che siamo con le slick. Ah, incredibile. Magari non piove, però vedi che si è annuvolato tutto. Non so se si è annuvolato o forse è sera adesso, eh. Comunque corro veramente poco io di solito, amici, con le Mercedes, e ho voluto correre con le Mercedes adesso. Non è male questa GLK. Io vedo proprio un tempo da pioggia, raga, eh. Spero di no, perché ho sulle slick. A 155, ciao amico. Com'è bello cambiare le marce in questo gioco qua. Invece in Formula 1 era pu. Incredibile. Una vera rottura. È vero.
Ciao amici e amiche di Twitch, ciao ragazzi. Ciao amici e amiche di Twitch! Orca loca! A momenti lo brancavo dentro. Allora, se non siete iscritti, iscrivetevi immediatamente al canale. Ragazzi, prima che piove in questa gara... No! L'ho appena detto! Iscrivetevi anche se piove! però ha detto... Loki ha detto che non gli è successo, lui. Allora, solo a noi. Vabbè, anche con il piove. Sì, con le slick è il massimo. Sì, beh, diciamo che... No, ieri avevo... Aspetta, è il primo giro però. Ce n'è altri due con la pioggia. Eccola qua che comincia. Senti che roba! Gli scrosci! L'ha appena detto! Dovevo pochissimo! No, ieri avevo il bocciolone. Ma aspetta che arriva, guarda! Orca loca, raga! Eh sì. No, perché qua siamo sopra, se guardi da dentro i tergi vanno. No! Ah, perché? Perché? Perché sono andato sul cordolo. E stai incominciando a non tenere più, ma vai a cagare, macchina! Caspita! Dai, ma allora sei. Stai facendo come la pregai? Eh sì. No ragazzi, è impossibile, è impossibile tenerla in pista. Ah, non lo so Loki, anche questa è carina da fare i drift, vero? Eh sì. Questa è... No, ma è impossibile ragazzi, no, non si può tenere sta macchina. No, non sta. C'è le gomme poco durate, Loki e... No, no, non si può. Ok, lì tranquillo. No, 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 raga, è impossibile. Non si può. Ho sbagliato macchina. E come entro io in box? Ma no. Ma non ce l'ho neanche io, mi sa, come da bagnato per sta macchina. Compra. Scusami, Toyota. Ma niente, ma tranquillo. Massimo di tempo di piedi. Guarda. Ma non c'ho le gomme. Devi guardare il radar meteo per pianificare la strategia, Andrea. Sì, ma caspita, non pensavo che era così assurda. Intermedie ore, vai. Non ce le ho le intermedie. L'ottima per me. A lui le mette? Questo.
Ah, porca loca. Credevo di riuscire a farla, ma ho ancora due giri così. La porca loca, Loki. Non ho le gomme, amici miei, devo andare a comprarle. Non pensavo di dover comprare anche le gomme da bagnato intermedie per questa gara. Ce l'ho dietro, amici. Ciccio, non ti lascio passare così facilmente. Guarda che stronzo, guarda che stronzo che mi ha fatto girare. Sei un fetuso. Che gara buttata via. Che gara buttata via. Che gara buttata via, raga. Ha fatto uno scroscio, poi è passato, va. Sì, non tiene una sega. Proprio poco. Che cosa? Era proprio per poco, ragazzi, perché adesso si è un po' asciugata la pista. Porca miseria. Porca miseria, per pochissimo. Allora, voi mi consigliate le gomme intermedie o pioggia? Così le compro, ragazzi. Intermedio pioggia? Ma va, vai a quel paese, c'era il sole. Non lo so. Lì piove tanto, eh. Io prenderei bagnato. Ah, miseria, ragazzi, quanti soldi. Ok, andiamo con le corsa morbide. E poi, finita questa, facciamolo online, ragazzi, va bene? Ci siete? Charder, poi bevi Loki, grande Loki. Puoi prendere Loki. Puoi scrivere un messaggio a Charder se viene? Grande. Davvero? Perfetto. Ma chi è che si è impalato qua all'inizio di gara?
Cosa? Bellissimi. Non è 100.000. Ciao amici e amiche di Twitch. Devo recuperare più posti possibili perché alla fine quanti mi metti la colla? Bagna. La mille chiodi? Nella sandalina guys. Ma qual è il limite del tracciato? Ah sì, perché sono andato fuori. C'hai ragione gioco, hai ragione. Qui è che in Formula 1, in Formula 1 ci sono stati 35 fuori limite gara, eh? Perché un po' ti porta quella... È che sono andati oltre... come ho fatto io adesso, in quel momento lì. Sì, bravo. Sì. Ma per forza. È perché sono stato il quinto, una merda. Dovevi arrivare al primo per partire da 172.000, se no. Sì. Poi sono i menu, se non lo fai non completi il menu. Dai, chi è questo qua? Gallo, no? Gallo è quello davanti. Sei serio gioco? Ancora? Basta che non c'è l'audio perché lui mette musica. Serve che stasera mi serve che stasera attenzione alla musica, che mi bannano subito, allora a me sembra che stasera non dia il problema dell'accelerazione, Ciao amici e amiche di Twitch! E c'è la musica, mo! Si sente, eh? Attenzione! No! Zero! Bannano subito, ma arriva il primo strike. Però devo chiudere l'audio io, Arriviamo settimo,
al settimo piove, si è mai fatto spendere il gioco 30.000 euro per comprare le gomme da bagnato e poi non piove, mi arrabbio, eh? No, no, si sta già annuvolando. Ma prima non mi sembra il quarto giro. Ciao ragazzi, come state amici e amiche? Se non siete iscritti, iscrivetevi subito al canale, eh? Calocca, vai vai vai. Hai preso i ghiaccioli per caso? Anche prima, arrivati a questo punto, pensavo di aver vinto alla grande, invece ragazzi, poi è arrivata la pioggia e ha sballato tutto. Mentre l'amico Locchi, questa gara non è arrivata la pioggia. Chissà Andrea, Andrea, a te è arrivata la pioggia? So che stai correndo altre gare, che stasera che sei a casa te la stai divertendo. Primo doppiato. Grande Loki. Siamo vivi per voi. Sì, guarda. Yes. Vediamo di vincere sta gara, Loki. Adesso piove. Credo. Andiamo al radar meteo. Guarda lì! Le nuvolozze, eccole! Entriamo subito! Subito ai box! Grande. Adesso andiamo a vederlo, Lucky.
Ma tu hai sentito Sharder, c'è? Così facciamo un online? Perché sapete bene che l'unico modo di entrare tutti noi a giocare insieme è grazie alla connessione di Sharder. Allora, bagnato, non rifornire, 7 giri, ok, bagnato e non rifornire. No, è fuori Shard. Ho letto. È peccato. Vabbè, ci proviamo, ma penso che sarà molto dura. Sappiamo tutti che non si può fare. Andrea non ha scritto se c'è, però possiamo provarlo. Vediamo da dentro. Dentro sta un giro più lato. Porca loca! Ma va, cretinozzo! Scusami! Visuale che amo, ragazzi, è questa qua dal cofano, eh. Invece in Formula 1 è quella su dal cockpit, da sopra l'alo. Sì. Porca, però da qua faccio una fatica a vederlo, raga. Non ha una bella visuale sta macchina, eh. Faccio una fatica a vedere i bordi con certe auto. Con certe auto veramente è una cosa incredibile. Poi sta piovendo ancora più di prima adesso, eh. Madonna, prima non ha piovuto gli ultimi due giri. Gallo è secondo e c'ha un minuto, eh. Praticamente è impossibile perdere questa qua, raga. Adesso non mi frega più, eh. Mi ha fregato prima, ma lì è fuori. Marco Zolesi! Grande Loki! Eh sì!
E vince. Ciao Loki, possiamo provare a farla noi la lobby. Se funziona bene, se non funziona vado avanti a fare l'ultimo biglietto e amen. E poi ci vediamo tutti domani sera, ragazzi. Allora, giovedì facciamo Gran Turismo con il mitico Uomo Ragno, eh. Doppiato il sesto, raga, ho doppiato il sesto in 10 giri, il tedesco Mizzol. E vai, ce l'abbiamo fatta a farcela, raga, ce l'abbiamo fatta a farcela, incredibile. Sfida neoclassifica, Red Bull Ring, 154.000, me li merito. Me li merito, anche se tra l'altro ho speso un botto, eh. Andiamo un attimino di replay. Cosa dici allora, Loki? Proviamo a fare la lobby, la provo a fare io e entrate? Na 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 na. Facciamo un po' di scorching. La vediamo un po' da dentro la gara, eh. Vediamo di replay. Assolutamente sì. Ma c'ha le stelline per questa macchina. Il quadrifoglica. Vedi? C'è il quadrifogli per dire i giri motore, guarda. Guarda adesso. Guarda. Dai un bacino. Esploso motore. Che. Andiamo un pelo, vediamo un attimo un po' di giri avanti, dai, quando comincia. Ok, dopo questo. E poi andiamo a vedere il mega replay di Loki, eh. Assolutamente Loki, non mi sono dimenticato. Andiamo sull'acqua, eh. Bella sto Mercedes. Bam! Qui era quando vi stavo facendo vedere da dentro, eh. Vediamo un po' da dentro che figo. Strike! Hai ragione, Loki.
Però vedi la visuale da dentro, Loki, è molto limitata. Uno è le pance molto larghe della macchina, e secondo è un po' limitato, vedi com'è stretto il sopra, è basso, no? Il vetro è molto basso e si fa la fatica poi a vedere i... Sì, infatti la BRZ è quella che mi piace di più, ti dico la verità, come abitacolo. Riesco a vedere bene anche a guidare da dentro. Adesso vabbè, mi sono abituato a guidare da cofano, quindi guido sempre da lì anche con la BRZ. Però è... diciamo che se vuoi essere simulativo, la visuale da dentro è solo questa, non è anche da Formula 1 dovresti guidare dall'abitacolo. Però, raga, tanto chi se ne frega di essere simulativi, nel senso che a me piace da fuori che vedo anche tutto, così è molto, molto limitato. Poi dipende dalle macchine, come dicevamo prima. Certo, assolutamente. La pista l'ha scelta Carla, quindi guarda anche lei. Adesso quando mettiamo il replay, guarda, il drift di Loki. Dai, andiamo, tanto questa qui l'abbiamo vista. Andiamo a far vedere il mega drift di Loki. Ok. Sì, indipendente, guarda di guardare lì. Non lo so, mio amore, quello che è. Grandi Loki! Ci sono? Ci sono. Commentato. Raccolta e vai! Replay. Ah, con la pioggia, amico mio. Questa è una libretta fatta da lui. L'avrà scelta lui, l'avrà fatta lui. Va che roba con l'acqua? Grande. Spettacolo. Ma l'ha fatta tutta la livrea, Loki, è bellissima. Hai fatto tutta la livrea o l'hai tirata giù, amico mio? È bella? È cazzuta, si può dire. No. No, allora non lo è. Ciao amici, amiche di Twitch. Questa livrea è cazzuta, dice Carla. No, tirata bella. Giù. Però è bella. Carina, molto bella, dai. Guardala come dritta. Guarda Loki. Con la 918. Con la 918, amico mio. Guarda come qua, viaggia. Qua è come me quando devo portare i ragazzi a scuola. Sì, guarda. Guardalo. Arrivo così, nelle curve. Sentilo. Aspettate. Gli effetti comunque dell'acqua. Sì. Adesso vediamo la driftata qua, ci sta, eh. Eccolo. 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 Ah, è col Red Bull. Col toro. Sento dietro. Bellissimo. Fortissimo. Red Bull Ring. Grande Loki. Sei grandissimo. Maestro driftatore. Sì, qua c'è del essere, Marco Drums Game Racing Team. Ce n'è per nessuno. No. C'è Charter che con la livrea è proprio. Maestro livreatore. E Loki abbiamo... con i drift è... Sì, maestro driftatore, maestro streamatore e poi c'è il grandissimo Marco Drums e poi abbiamo Vertex, Phil e gli altri che sono proprio dei maestri a fare le piste veloci, che sono nostri amici, non sono ancora dentro, Andrea, grandissimo. Sì,
Non sono ancora dentro nel team perché il Milan non mi hanno ancora dato una risposta, ma quando giochiamo usano le nostre livree, quindi sono amici e sono praticamente dentro nel team. Il mio amico Andrea è anche maestro scuola guidatore. Come si dice quelli che fanno scuola guida? Grande, grande Loki. Bravo Loki, bravo, bravo, bravo. Bello, mi è piaciuto. La San Babus, guarda, ci ha fatto morire da ridere, sì, è vero. Sì, sì. San Babus è stata mitica. Una cosa incredibile. Incredibile. Grazie, bellissimo, bravissimo. Allora, facciamo la lobby, Loki. Se funziona, bon, se no faccio l'ultima gara del bigliettazzo e poi andiamo, perché sinceramente ragazzi c'è un sonno boiazza, eh. Bravissimo Loki, bravo, bravo, bravo. Sì, oggi fai te, amore, io non gioco, non che schifo. Che schifo, mi ha dato un turbo. Sì, perfetto. Per la Subaru BRZ. Penso di averne già 7 di pin Subaru BRZ e di Ma non si può. Oh, Andrea, sì, assolutamente sì. No, non hanno fatto ancora la vendita. Dovevano fare la vendita, però. Certo, certo, Andrea, che ci sono volete. E certo, ci sono volete, è stanco, ragazzi. Io sono molto stanco, ragazzi. Voglio mettere volete. Voi a 44 anni a fare 8 ore di streaming. Sei così vecchio, 44 anni hai. Mi hai sposato tu? 44 anni, io fila no. Per 3, con il resto di 2. No, tu no, tu no, tu ce ne hai 22. Grazie, amore. Di cosa? Gamba. Sì, mio amore. Una gamba. No, di vitalità. Prova a fare. Allora, gara amichevole. Tracciato. Abbiamo detto ci possiamo fare tranquillamente. Vai. E se ci facciamo la Sardegna, ragazzi, in onore al mio amico Andrea? Dalla griglia. Dai, fatto in diretta. Ma perché è tutto rosa? GR2, tutto rosa. Va bene, va bene. GR2 ci sto. Ci sto, ci sto, amico mio. Ci sto con una bella GR2. Solo amici, premessi. Qui c'era la luce. Ok, crea sta. Saluto i nostri amici. Eh? Andiamo a salutare i nostri amici, sì. In sì. Cos'è che è questo? Discord? Discord, sì. In generale, amore, va a tutti? Sì. Facciamo GR2? Ok, ok. Io l'unica cosa che volevo è che non si possono usare gli assetti, ma tanto comunque siamo tra di noi, quindi non usiamo gli assetti. Ma è tanto per capire. Oh, si scrive lì. Dietro. Non riesco a leggere. Si scrive dietro alle quinte. Sì. L'ho creata, ragazzi. La cosa di non usare gli assetti personalizzati non l'ho mica vista, a parte che noi non usiamo l'assetto personalizzato, ma volevo capire come si fa quando poi facciamo le gare per gli altri. No, abbiamo detto la GR2, eh? Allora.
qui stai GR2. Che? Dico, guarda. Guarda, guarda. Io prendo la Honda, ragazzi, eh. Ma che pista è? Ah sì. Forte. Come sgomma la GR2 qua. Caspita, ho fatto fatica a vedere la pista lì, eh. Allora, Loki, Andrea, quando ci siete, ditemi se riuscite a entrare. E Kevin, eh. Porca loca. Il problema è quello, o la fa Andrea allora a sto punto come dicevi tu. Vediamo se Andrea riesce a entrare quando si finisce di fumare la siga. Devi prendere lo svappino, Andrea. Lo svappino, dice Carlo. Lo svappino che ha la peste. Sì, proprio uguale alla sigaretta. È entrato qualcuno? Chi è entrato? Porca loca! Non si può dar giù gas. Ah, Andrea è dentro, eh! Loki! Prova a entrare! Se no il problema ce l'abbiamo solo io e te. È un ok, GR2 Andrea. Ok, quando decidiamo di giocare a Multiversus, magari domani sera, non lo so, ti saprò dire. Vediamo un attimo domani sera che fare. Quello è bello quando ci siamo tutti. Quindi quando c'è anche Kevin, martedì o giovedì. Però martedì abbiamo detto che giochiamo a Farming, giusto? Martedì c'è Farming. Multiversus è bello, ma... ci sono prima altri giochi in priorità.
Non ho capito perché non riesco a fare quella curva lì. Dimmi tu, Andrea e Loki, quando avviare? Che palle! Allora, l'unica cosa è se vuoi provare a farla Andrea. Allora, vediamo un attimo prima di tutto se Andrea è dentro. Sì, è dentro. Andrea, vuoi provare a fare la lobby tu, amico mio? Usciamo, fai la stessa pista, stesse cose che ho fatto io e proviamo a vedere se riesce a entrare l'amico Loki da te. Fammi sapere se mi stai ascoltando, grandissimo. È uscito. Ok, quindi è uscito. Esco anch'io, 1.29 avevo fatto. Vediamo un attimo se riusciamo a... Non so fare la lobby. Allora, crea nuova stanza. Ti guido io, Andrea. Crea nuova stanza. Dimmi se ci sei, così... Tanto non è che tutte le volte devi iscriversi. Però se ci sei, ti faccio fare la lobby. Te la faccio vedere a monitor, così... la fai proprio durante. Solo amici MDRT. Vabbè, io scrivo questo, però tu scrivi quello che vuoi. Scrivi Marco Drums, Twitch,
gara amichevole, il tracciato, vabbè, facciamo Sardegna, possiamo fare 5 giri. Allora, meteo personalizzato, io farei casuale S2 e facciamo che poi finisce in nuvolosità. Dalla griglia va bene, pola al più veloce, divieto elaborazione, sì, eccolo qua, messa a punto proibito e tutto il resto lasciamo attivo, tanto qua se volevi fare GR2 fai GR2, se no lasci libero e si decide quando entriamo dentro. Allora, online. Sardegna. Arrivo. Ok. Perfetto. Allora, usciamo e andiamo. Loki, prova a entrare. Lobby. Io non dovevo uscire proprio. Uscire proprio, però vabbè. Mostra solo stanza amici, eccolo qua, Sardegna, entriamo, vediamo un attimo se funziona il tutto. Io sono entrato, Loki, se non riesce a entrare Loki non c'è niente da fare, bisogna aspettare Sharder, eh? Ok, quindi hai messo la limitazione, perfetto. Ok, allora o Sharder o Andrea, senza di loro non possiamo giocare online, se ci sono loro ce la facciamo farla, la partita online, Loki. Siete che io e te direttamente non andiamo d'accordo per l'online, assurdo. Ecco che comincia a rompere le scatole il freno. Facciamo un giro veloce di tempo, ragazzi, e poi corriamo, se no diventa troppo tardi, sono già stanchissimo. Quindi fate il primo giro usciti dai box e poi il giro dopo giro buono, eh? Come la va la spacca. C'è mia moto. Uh-huh.
Sto guidando come finestrino, come quando si guida che si appoggia il braccio al finestrino. Ti amo, mio amore. 1,36 raga, avevo fatto 1,29 prima, eh? Quindi una bella merda. Ok, io sono pronto alla gara, eh. Allora abbiamo Loki e abbiamo il mitico Andrea. Questo è Andrea. Un giro amici, eh? Un giro. Oh, parte la gara? Parte la carrozza? Parte la carrozza, parte la carrozza, parte la carrozza. Amore mio, 5 giri, mi raccomando. Grande, grande Andrea, bravo, 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 mi hai fregato. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Mi è andata in testa coda. Mai successo. Vabbè. Va bene, Marco. Una porca di quella puzzola incredibile per leggere Andrea. Vedete combinato? Sì, dai, mi sono anche girato Andrea, tanto per farti capire. Va bene, bella 1,34, bravo. E vabbè,
No, amico mio, io vado a letto. Già è. No, di fare le mani, ma non ce la fa. Ce la fa, sono tanti. Cioè, ho fatto di quegli errori qui da spararmi. Mai fatti che mi si gira la macchina in curva, lascia stare, va. Quando sono a casa in ferie si può fare anche fino a mezzanotte, amici miei, ma adesso non ce la faccio proprio. Poi giocare contro Andrea è come giocare contro... Va che roba, dai, va che roba, bravissimo, va che roba, non ti becco più. Ormai è andata, potrei anche smettere. La Madonna, 1,33 addirittura. Che roba. Bravissimo Andrea. Non c'è versus di giocare con loro. Bam, ci sta una bella uscita, dai. Bravo Andrea. Bravo Andrea, tempi assurdi, CBS 6, eh? Classe sportività S, CP cosa sarà? Boh, vabbè, bravo, 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 bravi, bravi, bravi raghi, bella, bella, bella garetta, bella, bella, bella garetta, grande, grande garetta, e vabbè, succede! Sono le gare, una volta sportello te, una volta sportelli me.
E se c'è Carla, vi sportellerà sempre lei. No, 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 Andrea, se volete fatela voi due, io non riesco. No, 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 no. Sono veramente distrutto, ragazzi, sono veramente distrutto. Dovevamo farlo un pelino prima perché... Che cos'è sta roba qua? Ah. Ho ricevuto una ricompensa. Scusami Andrea e Loki, ma veramente sono stanco. Io adesso proprio smetto. Smetto, sono stanchissimo. Cos'è che mi ha dato? Mi ha dato sta macchina qua. Sono stanchi, io sono stanchissimo. Guarda, ho fatto tre errori. Ok che andavi più veloce di me, quindi mi avresti sicuramente preso Andrea, perché è impossibile. Ma sinceramente no, basta. Sinceramente non ce la faccio proprio, non ce la faccio. Ecco, è proprio correre a cavolini di Bruxelles. Ok, bravissimi, bravissimi. Dai Loki, fate... Oh, un bel bigliettazzo, eh. Scaro il biglietto e ci vediamo domani sera, ore 21, ragazzi. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo domani sera, ok, mitici? E ci vediamo alla prossima. Un bel bigliettazzo a 6, speriamo. Sono soldi, secondo te? 6? No, pezzi di ricambio merdosi. Dammi il NOS almeno, che non lo compro mai il NOS. Vabbè. Un albero a camme. No, che cos'è questo? Sì, l'albero a camme. Il DMC della DeLorean. Oh, massimo top. Va bene ragazzi, ciao a tutti, ci vediamo domani sera. Grazie mille di essere stati con me. E andiamo a finire. Forse facciamo Multiverse o forse facciamo Gran Turismo domani sera. E andiamo a finire l'ultima gara del questa qui, la neoclassica. Tra l'altro questa Touring Car non l'ho neanche fatta, ragazzi, quindi ce n'è ancora parecchie da fare, da finire e da giocare insieme. Ciao a tutti, ciao Andrea, ciao Loki, grazie di aver giocato insieme a me, insieme a Carla, e ci vediamo domani sera ore 21. Ciao a tutti ragazzi, a domani. Ciao, ciao. Piedi. Notte. Adesso andiamo a nanna, amore.